Bentornati qui su Tombi, oggi siamo qui per un nuovo episodio. E che cosa vuoi tu, scusami, amico mio? E che ti ho fatto di male io? Come ti permetti? Allora, il piano è trovare un fungo guaritore e teletrasportarci dove eravamo prima. Solo che non so dove sta un fungo guaritore. Che cavolo però. Perché dobbiamo trovarlo, se no è un casino. Non possiamo fare alcune parti così in quel modo. Ma tu ti fai i cavoli tuoi. Grazie. E domanda. Dove si trova un fungo guaritore? Questa è una grandissima domanda da farsi. Tutti che ridono. Tranne io però. Non ci arrivo qua, no, eh. Non ci posso arrivare qua. No, purtroppo no al momento. Ok. Oh, lasciami stare. Ok, fungo guaritore preso. Ora possiamo tornare là. Giusto? Villaggio di Bacco. Ok, perché guarendoci possiamo fare la casa stregata. Se no, non possiamo farla perché non abbiamo l'attacco. E l'attacco è molto importante a quanto pare. Quindi vorrei evitare di fare certe cose senza gli oggetti adatti. Allora, fungo guaritore preso. Ottimo. E ora siamo normali. Oh, ok. Ora possiamo finalmente andare avanti e capire cosa fare. Perché se no non era per niente semplice, senza poter attaccare, senza poter far niente. Oh, sembra quasi normale, sembra il mio personaggio. Allora, ste porte si possono entrare in ste porte. Ci sono un sacco di porte, ho visto, tra le altre cose. Cosa vuole questo? Ah, non possiamo andarci? Nell'acqua? No, scusate, in che senso? Ma col maiale non posso andarci, vero? Ah, qui non possiamo andarci, ragazzi. Ci serve un'abilità da sbloccare che al momento non abbiamo. Quindi nada. Niente da fare. Questa invece? Cos'è? Scusi, vorrei darti il benvenuto. Non posso proprio parlare così. Ok. Va bene. Ah, che bel posticino da in cui intrappolarti. Non potrà uscire finché non verrà tolto il potere da maiale che lo ha intrappolato. Il vecchio millenario. Perché cancella? L'ho già fatta? Rompi l'uovo magico. Allora, dobbiamo rompere l'uovo magico per poter liberare questo signore. Ce la faremo? Non lo so. Vediamo un po' tutte le porte dove ci portano, perché non lo so onestamente. Pannello chiave 2 pressa. Mi sono curato. Perfetto. Ma io sono contentissimo. Così a gratis mi piace curarmi, dai. Bene, bene. E... No, ma perché? Ma perché? E quindi come faccio qua? Allora. Qua c'è un'altra porta. Le proviamo tutte, ovviamente. Vediamo dove ci portano. L'ho salvato. Che fortuna che tu sia qui. Lavoro in comune. E sono venuto fino al lago per riparare la pompa. Ma guardami un po'. Ho fatto tutta questa strada. Ho portato anche le chiavi della piccola stanza. Un po' patetico, lo so. Tornerò al villaggio per un po'. Ok. Ah. Perfetto, quindi lui lo troverò al palazzo e sicuramente
penso che mi darà qualcosa. Chiave piccola presa, no, me l'ha già dato un qualcosa. Grazie, gentilissimo. Chiave piccola sicuramente potrà servirci per fare qualcosina. Sono veramente soddisfatto di questa roba. Vabbè, allora. Un'altra porticina. Vediamo dove ci conduce. Insomma, oggi giornata di porte, insomma. È chiuso, vabbè. Aia. Aspetta, a saperlo prima. Pannello chiave 3 pressa. Ok, ho preso la chiave 2, la chiave 3. Cioè, ho preso due pannelli su 3. Immagino, forse anche di più. Mi manca il primo pannello, però. Mi manca il primo pannello. Dove sarà il primo pannello? Bella domanda. Allora, dove stiamo andando? A parte che non vedo una cippa. Ma no, ma non ci credo. No, ma che, come si fa? Ma che cos'è sta roba? Aspetta. E quindi? Che culo! Che culo! Non volevo farlo assolutamente, ma ok, grande, ce l'ho fatta. Non so come. Non chiedetemi come, però ci manca il primo pannello sempre. E dove siamo? Mi sento un pochino sperduto quest'oggi, eh. Qua cosa devo fare? Non posso far nulla. Mi pare, per il momento, quantomeno. Qui non posso far niente. E... vabbè, saliamo, dai. Cioè, ma cosa devo fare? Perché non posso guardare di là? No, scusatemi, eh. C'è un piccolo problema. Potrebbe essere anche per il fatto che ho tipo il pad mezzo rotto, ma dettagli, eh. Potrebbe essere, forse. Allora, qui ci vuole la chiave, no? Vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Non serve utilizzarla, che cavolo però. Però avevo un'altra chiave una volta. Non serve. Ah, quindi niente. Nada, ci tocca tornare indietro. No, ma dai, ma che... cosa mi rap... Dai, ho capito! Lasciami andare, lasciami, che cavolo. Allora... ah, niente, raga. Perché qua mi si bugga, tipo? No, anche se uso i tasti direzionali, non ci va di là. Ma che ca... ma non ci credo. Di qua o di là? Di qua non siamo ancora stati. Quindi direi di andare di qua. Tutte le sto provando. E questo pulsante qua? Allora, qui dentro una piccola serratura. Ah, l'ho fatta adesso. Era quella la chiave che mi serviva. Ebbene sì. Era quella la chiave che mi serviva. Io non lo sapevo. Ah, ma quello è il fantasmagorico. Fantasmagorico. E come si rompe? No, scusatemi. Come cavolo devo rompere? Scusate. Cioè, eh.
Non lo so. Sarà qualcosa da usare? Non utilizzabile. Sto provando con tutto. Mi sa che non... No, cosa ho fatto? No, non serve a nulla. Non serve a nulla. Ci manca un qualcosa. Ci manca un qualcosa. Dammi il mio boomerang di legno che mi piaceva tanto e non ne posso fare a meno. No, comunque ci manca un qualcosa. Non possiamo ancora farlo al momento, però abbiamo capito dov'è. Già aver capito dov'è è un gran passo per l'umanità. Forse bisogna rompere tutti quanti. Bisogna rompere, non lo so io. Proviamo, non lo so. Però di qua si torna indietro, credo. No, c'è una porta nuova. Oddio, ma è un casino. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta che ci siamo. Siamo dentro. Allora, la game capture ha deciso di abbandonarmi. Meraviglioso, ma ci siamo. Ammazza, oh. Siamo ancora vivi, quantomeno. Quindi, sta cosa... Cioè, non... Pensavo ci fosse altro, onestamente. Non c'è niente, invece. E che un po' mi deprime, a dirla tutta. Quindi, che si fa? Si va su di qua? Non so quanto sia... No, mi sa che su di là non si può andare o meno. Io non ho capito come si faccia. Più che altro. Ah, però posso andare giù di qua. Proviamo tutte queste porte che non ci sto a capire più nulla. Sto facendo impazzire. Allora. Pannello 1, chiave presa. Pannello 1 preso. Ok. Tutte le abbiamo, no? Però questo pannello dove sta? Più che altro mi interessava quello. Ah, qui si torna da capo, si torna. No, non così, non così. Qui si torna da capo. Allora. Ok. Non so come ho fatto. No, no, no. Mannaggia. Questo gioco mi mette alla prova ogni giorno che passa. Cioè, una roba... fuori di testa. Non so cosa ho fatto. Ma c'è un'altra parte di qua. Ma oddio. No, aspetta. Come... No, no, non ho capito. Non ho capito. Cioè, scusatemi, che cavolo. Raga, sono un po' confuso. Se posso essere onesto da questa cosa che sta succedendo. Allora, ah, ma di qua, ok. Cosa c'era di qua già? Mi sa che c'era dove dovevamo andare prima a riparare il coso, la pompa, no? O dico una cavolata. Ma penso che il generatore... Ma che cazzo di posto è? Oh! Ma raga, dove siamo? Fungo normale presa? Che cavolo... Che cosa fa questo fungo normale? Non lo voglio sapere al momento. Non è... Boh? Dove sono? Raga, ho trovato un punto in cui non pensavo di arrivare. Oh, ma vecchio c'è? No, dove mi porti? No. Mi ha riportato qua dove c'è il castello. Ma io non ci voglio andare al castello.
quindi ma ho fatto sempre lo stesso errore dell'altra volta. Ma ho qualche chiave per aprire qualcosa qua? No. Allora no, allora no. Scusatemi, eh. Che poi sappiamo che spuntiamo in un posto che non vogliamo andare. Quindi anche no, non mi sembra il caso. Onestamente parlando. E vabbè, ma di qua? Ah beh, di qua non c'è nient'altro? Allora mi porti indietro. Ma tu sei uno stronzo. Ma perché? Ma perché? Io non ci volevo andare lì. Io non ci volevo andare. La casa stregata. Fiancata ovest. Stanza vecchio millenario. Quante cose. Troppe, 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 troppe. Questa casa mi manderà al manicomio. Troppe fiancate. Come posso fare io a capire dove devo andare? Più che altro ho preso tutte quante le cose. Solo che non ho capito se posso finalmente sbloccare qualcosa. Boh, io sono un po' confuso. Un bel po' confuso, onestamente parlando. Vabbè, qui non ci posso andare. Ok, va bene. Mi ricordo questa cosa. Che non ci posso. Finché non posso saltare, non ci posso andare. Forse di qua non sono mica andato. O sì. No, forse sì. Eh sì. Io sto provando un po' tutto perché ormai sono abbastanza rincoglionito, però non vorrei che dovessi rompere tutte queste per arrivare al tizio. Cioè per arrivare, scusate, a poter rompere quella palla lì. A questo punto mi viene a pensare questo. Magari devo rompere tutte queste qui che sono nella mappa base. Mi viene per forza da pensare così, perché diversamente non avrebbe granché senso. A meno che non mi stia sbagliando io, che potrebbe anche essere. No, ancora. Aspetta. Non so come romperla quella. Non ne ho idea. Ma questi meccanismi che ho sbloccato. Questi pannelli. Dove mi possono servire? Domanda. Non è che mi servono qua? No. Come non detto. Pensavo io, ma mi sbagliavo. Chiaramente. Dove sono andato? Poco esperto. Cioè? In che senso poco esperto? Che non posso farlo? Che senso poco esperto? Mi stanno perculando palesemente. Poco esperto, grazie al cavolo, non sarei qua a giocare. Ah, niente, raga. L'unica è tornare al villaggio. Però io, cioè, non. A me sembra strano. Cioè, non vorrei che quella fosse la porta principale. Che magari sto io sbagliando qualcosa, per carità di Dio. Molto probabile. È un quadro davvero insolito. Sembra che ci sia una fessura qui.
aspetta. Quattro di... aspetta. Vanno qua? Ma guarda che robe. Mo' ho capito dove vanno. Questa porta ancora non l'avevamo fatta comunque. Cioè, a dire anche questa cosa. Ok. Vediamo un attimo se funziona sta cosa. No. Manca la quinta. Però non così. Mi manca la quinta. E come faccio? Mi manca... Tu ne hai una per caso? Niente, non... Ma vai, me ne manca una. Non è che è lì dove devo nuotare per caso? Mi sta venendo un dubbio a questo punto, cioè... Mi sta venendo un dubbio. E qui no, perché c'erano già stati, appunto. Ho un dubbio, ragazzi. Allora, tramite un video, visto che in teoria rompendo tutte le uova, come poi avevo detto prima, il vecchio millenario dovrebbe essere libero da questa maledizione. Ma sarà effettivamente così? E soprattutto l'avrò rotte tutte quante? Io penso di sì. Non ne sono sicuro, però vediamo un attimo. Sì, ce l'ho fatta, ok. Però ammazza, oh. Cioè, simpatico, eh. Ah, sei tornato, No, per forza. Bene. Vuoi sapere di più sui miei ali cattivi, giusto? Usano magia potente per sottomettere intere zone al loro controllo. Sì, ok. Nascondiglio. Qui dobbiamo trovare il nascondiglio per trovare il braccialetto del nonno. Rompi l'uovo magico, cancella. Ecco un regalo per te, è la chiave millenaria. Oh, questa chiave aprirà tutti gli scrigni del tesoro millenario. Finalmente una cosa positiva ce l'abbiamo. Grazie. Troverai ciò che ti serve per superare il Monte della Fenice in uno scrigno millenario. Penso di averlo lasciato al Monte della Fenice. Ma ricordati, esiste una tecnica speciale per attraversare le cave di lava. Ok. Va benissimo. Ok. Il sacco verde svelerà il cancello. Cercalo nelle cave di lava. Nelle cave di lava. Non scoraggiarti, fosse facile. Allora, va bene. Ce la possiamo fare. Poteri rossi nascosti. Ok, ci siamo. Abbi cura di te. Ok. Ma stai attento al vecchio di 10.000 anni, perché? Non è cattivo, ma bello scoprire da solo. In che senso? Mi sto preoccupando. Niente, vabbè. Ok, a posto, ragazzi. Io direi che per il momento possiamo fermarci qua. Abbiamo esplorato un po' questa casa stregata. Io onestamente sono molto rincoglionito, ad essere onesto, in questo momento. Però, tra l'altro, ci manca un pezzo di chiave per fare la chiave, che non so dove sia, onestamente parlando. E niente, quindi se sappiamo dov'è, se capiamo dov'è, andiamo subito a cercarlo. Se no, la prossima volta andiamo avanti dall'altra parte. Sto morendo intanto, perfetto. Questo gioco mi farà morire. Comunque, a massima prossima volta andiamo dall'altra parte, vediamo un po' dove andare in generale. Comunque, io vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!